Abbiamo cominciato a conoscere il pensiero di Isaac Newton, la sua fisica, la sua dinamica, le sue novità soprattutto nel campo della gravitazione universale. Oggi facciamo un passo in più e ci avviamo verso la fine perché parliamo delle ultime importanti scoperte in ambito fisico, cioè soprattutto per quanto riguarda l'ottica, ma soprattutto in conclusione parliamo del suo metodo che riprende elementi del metodo galileiano ma per certi versi li perfeziona come d'altronde ha fatto in ogni ambito. Cominciamo subito dopo la sigla. Dentro la filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 187esima puntata. L'ottica e il metodo di Newton. Eccoci noi insieme ben trovati per parlare per 20 minuti circa di filosofia e anzi un po' particolare di fisica più che di filosofia, nel senso che con Newton forse arriviamo alla fine di quel lungo percorso che ha visto la fisica all'interno della filosofia. Lo stesso Newton, ricorderete, scrive un'opera, i Principia, che possiamo tradurre nel titolo come Principi matematici di filosofia naturale. Lo stesso Newton si presentava come un filosofo della natura. Da lì in poi i fisici avrebbero iniziato a farsi chiamare fisici e basta, non più filosofi, ma Newton chiude il cerchio e nelle scorse puntate ci siamo soffermati sulla dinamica, sulla legge di gravitazione universale, sulle grandi novità che questo importante scienziato inglese ha portato alla luce. Oggi dobbiamo concludere soffermandoci all'inizio un attimo sull'ottica, perché certo Newton fu importantissimo per lo studio dei moti, ma diede importanti contributi anche in altri campi e in particolare bisogna menzionare almeno lo studio della luce, quindi appunto in ambito ottico. Prima di lui questo argomento era già stato affrontato da altri fisici, lo stesso Galileo si era posto delle domande guardando col suo cannocchiale, ma in particolare bisogna menzionare Cartesio, un filosofo e un fisico e un matematico, che studieremo tra poco, tra l'altro ci arriveremo tra poche puntate, ma contemporaneo, anzi forse un po' precedente rispetto a Newton. Abbiamo anticipato Newton per completare l'opera della rivoluzione scientifica. Ecco, questo Cartesio cosa aveva sostenuto? Aveva detto che il fenomeno della luce, secondo lui, secondo la sua visione, era dovuto all'elasticità di un fluido sottile chiamato etere attraverso cui la luce si trasmetteva. Cioè, di fatto, secondo lui, la luce arrivava perché tra noi e l'emittente c'era l'etere, parola che avevamo già visto con Aristotele che l'aveva ipotizzata nell'universo, lui invece Cartesio la mette qui sulla Terra. Un fluido di fatto, ma molto molto sottile, che fa trasmettere questa luce. Poi in realtà le ricerche erano andate avanti anche negli anni successivi. C'erano stati molti studi sulla velocità, soprattutto di propagazione della luce, ci si era reso conto che questa velocità di propagazione non era infinita, ma doveva essere finita. È una novità importantissima perché il discorso sulla velocità della luce, ricorderete o saprete, anticipa alcuni rilievi che poi verranno mossi da Albert Einstein a inizio Novecento, quindi due secoli abbondanti dopo. Cosa si notò? In particolare nel 1675 un fisico danese di nome Ole Rømer si accorse che tra il momento in cui i satelliti di Giove non erano più visibili secondo la legge di Kepler e il momento in cui non lo si vedeva più davvero passavano circa 8 minuti. Cioè, stando alla legge di Kepler, a un certo punto noi non avremmo più dovuto vedere questi satelliti, eppure li vedevamo ancora. Come mai? Beh, Rømer ipotizzò che l'intervallo di tempo tra quello che sarebbe dovuto accadere e quello che si vedeva davvero fosse dovuto al tempo percorso dalla luce da questi satelliti di Giove fino a noi. Quindi noi, in un certo senso, vediamo le cose che avvengono su Giove con qualche minuto di ritardo perché la luce ci mette un po' di tempo ad arrivare. Quindi anche quello che vediamo ci mette un po' di tempo a farsi vedere, in un certo senso. Che è vero, funziona proprio così. E oggi, anzi, misuriamo le distanze siderali in anni luce, non a caso. Ecco, grazie a questo rilievo e poi a tutti i conti della distanza da Giove, eccetera, Rømer pervenne a una prima stima della velocità della luce, che in effetti non era poi così tanto diversa da quella a cui saremmo arrivati. Oggi sappiamo che la luce misura circa, la sua velocità, 300.000 km al secondo. Effettivamente questa misura, un po' approssimativa all'inizio, poi più affinata nel corso degli anni, venne confermata da molte altre esperienze che si successero nei secoli successivi. Oggi l'abbiamo abbastanza sicura questa misura. Ecco, Rømer fu il primo. E però questo diede via a una serie di altri rilievi, di altre analisi ovviamente. Cartesio, prima, che aveva questa ipotesi un po'
scorrette a quanto ne sappiamo oggi, poi Rohmer che inizia a studiare meglio l'argomento, poi arriva anche Huygens, che abbiamo già citato anche le volte scorse, che propone una prima interpretazione in chiave ondulatoria della luce. Sapete che la luce ha una natura un po' strana se avete studiato fisica, c'è proprio questo dualismo tra natura ondulatoria, il primo a ipotizzarla è Huygens, e natura corpuscolare. Ecco, quello che invece contrappose la teoria di Huygens a una teoria corpuscolare, un'interpretazione corpuscolare, fu proprio Newton. Segno che erano anche anni di grande discussione, di grandi analisi, di grandi esperimenti, e appunto i due grandi fisici, Huygens da una parte e Newton dall'altra, propongono due visioni alternative. Secondo Newton in particolare, riprendendo elementi di quello che aveva detto anche Cartesio, in effetti l'agitazione dell'etere, lui riprende questa idea dell'etere, produce nei corpi incandescenti l'emissione di particelle, lui chiama particelle luminifere, piccole particelle luminose, che variavano di grandezza a seconda dei colori della luce. Noi vediamo una luce rossa, una luce viola, una luce gialla, a seconda appunto della grandezza di queste particelle. Questi corpuscoli, queste piccole particelle, poi vibrano e vibrando iniziano a trasmettere in un certo senso la loro vibrazione attraverso l'etere che fa da mezzo. L'etere vibra, tutto vibra, fino a che questa vibrazione trasmessa a distanza finisce per colpire il nostro nervo ottico e darci quindi l'impressione della luce e dei colori, perché la diversa frequenza di vibrazione viene interpretata dal nostro nervo ottico come un diverso colore. Insomma, per farla breve, nella teoria newtoniana la luce è composta di corpuscoli, in primo luogo, e quindi ha questa natura corpuscolare, ma soprattutto la luce in un certo senso agisce a distanza, perché tramite una serie di vibrazioni trasmesse in successione arriva a colpire i recettori, in nostro caso il nervo ottico, trasmettendoci quindi tramite il mezzo dell'etere l'impressione dei colori. Una teoria che avrà un certo successo, anche quella di Huygens avrà un certo successo, e per molto tempo la natura della luce rimarrà un mistero. Chi aveva ragione, Huygens o Newton? Arriveremo al Novecento per arrivare a una definizione un po' più chiara e comunque complessa della natura della luce, però intanto contributi importanti. Ma come vi dicevo nella premessa, l'aspetto più rilevante su cui vale la pena di soffermarsi oggi è soprattutto il metodo newtoniano, ispirato al metodo di chi l'aveva preceduto, ma con alcuni elementi interessanti di novità. Cosa dice Newton? Beh, intanto bisogna dire questo: Newton non si interessa solo di dare le leggi che ha scoperto del moto, dell'ottica, eccetera, ma anche prova nei suoi testi a formulare delle regole metodologiche, più ancora dei suoi predecessori, perché ricorderete che Galileo, abbiamo parlato pure del suo metodo, certo, ma il suo metodo lui non lo mette mai veramente per iscritto, se non qualche cenno qua e là, in qualche lettera privata. Non si preoccupa Galileo di costruire un vero metodo scientifico ispirato ai suoi processi cognitivi. Newton invece si preoccupa di mettere nero su bianco le regole, no? Quindi Newton è il continuatore, il prosecutore e l'ultimo esponente, insomma, di una riflessione ampia che affonda le sue radici in Galileo e in altri pensatori, ma che poi formalizza proprio Newton. E quindi, ecco, è una visione ormai definita della scienza. Che visione è? Intanto di una scienza puramente descrittiva. La scienza deve semplicemente descrivere i fatti e le leggi della natura. E in questo modo non ipotizzare cause nascoste o metafisiche. Ecco, questa è una cosa importante. Fino ad adesso, o soprattutto nell'antichità, i filosofi si erano interessati certo alle leggi di natura, ma cercavano anche di capire, soprattutto sotto l'influenza della religione, quali erano le cause prime, quali erano i fini, gli scopi di quello che avveniva, no? Non bastava dire che i corpi cadono, bisognava anche dire, certo, secondo quali leggi cadono, ma anche qual è il motore immobile che dà il via a tutta la catena del movimento, quindi parlare di Dio. Bisognava dire per quale scopo le cose cadono. Si parlava di fine e si parlava di causa prima. Ecco, Newton rifiuta questi aspetti. Dice no, il fisico non si deve occupare di queste cose. Il fisico descrive i fatti e le leggi. Pure semplici, le cause non prime, non le cause ultime, ma quello che accade qui ora e basta. Quindi vi dicevo, una scienza puramente descrittiva. Non a caso è celeberrima una frase che Newton scrive nei Principia, in latino ovviamente, la frase è hypothesis non fingo. Cosa vuol dire? Mi rifiuto di immaginare delle ipotesi, nel senso di che ipotesi? Ipotesi metafisiche. Vi leggo proprio una riga di questi principi che è molto emblematica in questo senso. Scriveva Newton: in verità non sono ancora riuscito a dedurre dai fenomeni la ragione di questa proprietà della gravità e non invento ipotesi. Hypothesis non fingo, non
immagino ipotesi. Qualunque cosa, infatti, continua la citazione, non deducibile dai fenomeni va chiamata ipotesi. E nella filosofia sperimentale non trovano posto le ipotesi sia metafisiche sia fisiche, sia delle qualità occulte sia meccaniche. Non c'è spazio per le ipotesi, cioè non c'è spazio per fare voli pindarici, per immaginare per quale causa prima o per quale scopo avvengono le cose. Questo non riguarda la fisica. La fisica descrive quello che vede, descrive i fenomeni, descrive le leggi che subito entrano in gioco. Non risale all'origine e non va a vedere il futuro. Questo è compito di qualcun altro. Noi ci limitiamo a descrivere i fatti. È una limitazione del campo d'azione della fisica, ovviamente, che però farà scuola, perché d'ora in poi, obiettivamente, gli scienziati tenteranno di rimanere fedeli a quello che si vede, fedeli all'esperimento, fedeli a quello che è sperimentabile, quantomeno. Poi, in realtà, come tutti i metodi scientifici, verranno anche prontamente disattesi queste regole, cioè si proverà comunque ad andare un po' oltre. Anche pensate a tutta la ricerca attuale sui Big Bang, sui buchi neri, eccetera, sono ricerche che vanno ben oltre l'esperimento. Però sono sempre ricerche che vogliono trovare una qualche conferma, diretta o indiretta, sperimentale in qualche modo, e quindi vogliono ancorarsi comunque ai fatti e non andare lontani da quello che si può analizzare anche concretamente. Non vogliono lanciarci in voli troppo pindarici, ci provano ma rimanendo un po' ancorati, e questo è un insegnamento sicuramente di Newton. In effetti Newton poi si mette anche ad elencare una serie di regole per rendere più chiaro il suo pensiero da questo punto di vista e il suo metodo da questo punto di vista. La prima regola in particolare dice questo, virgolettato, bisogna ammettere solo quelle cause che sono necessarie per spiegare i fenomeni, giacché la natura non fa niente in vano. Regola fondamentale, una regola che vi sarete forse accorti, è platealmente ispirata al rasoio di Occam. Ricordate Guglielmo di Occam, grande pensatore inglese della fine del Medioevo, che aveva detto non sprechiamo energie, non cerchiamo di utilizzare troppe radici metafisiche, non cerchiamo di moltiplicare gli enti, rimaniamo almeno possibile. Una regola di economia, avevamo detto, gnoseologica. Ecco, Newton la fa propria. Quando analizziamo i fatti fisici, meno cause possibili, non introduciamo cause che non servono. Per questo vi dicevo, rimaniamo ai fatti, rimaniamo a quello che c'è. Se riusciamo a spiegare i fatti con il minor numero di cause possibili, allora abbiamo fatto scienza. Se invece aggiungiamo cause con cause, dei e divinità e altre cose, non finiamo più e non facciamo scienza. Quindi semplicità, limitazione, cioè che la natura non fa niente in vano. La natura usa poche leggi. Se noi vogliamo individuarle, dobbiamo anche noi cercare di trovare il minor numero di leggi possibili. Seconda regola sempre enunciata da Newton, una specie di regola che serve a rafforzare il concetto della prima regola. Effetti dello stesso genere devono sempre essere attribuiti, finché è possibile, alla stessa causa. È un principio anche questo di semplificazione, anch'esso influenzato sicuramente da Occam. Se abbiamo effetti simili a quelli già trovati e riusciamo ad attribuirli allo stesso fenomeno, beh, ovviamente attribuiamoli allo stesso fenomeno. Non c'è bisogno di inventarsi fenomeni in più se già riusciamo a spiegare i fenomeni che vediamo. Terza e quarta regola sono regole legate invece alla induzione, di cui abbiamo già parlato anche con Bacone, con Galileo, eccetera. La terza in particolare dice: le qualità che non sono suscettibili di aumento e diminuzione e che appartengono a tutti i corpi di cui si può fare esperienza devono essere considerate appartenenti a tutti i corpi in generale. Cioè, cosa sta dicendo? Diciamolo in maniera un po' più semplice. Quando io trovo una qualità che è presente in tutti i corpi di cui faccio esperienza e che non è suscettibile di aumento o diminuzione, cioè in tutti i corpi presenti nella stessa maniera, e tutti i corpi che è vero hanno questa qualità, allora devo assumere che tutti i corpi, anche quelli che non vedo, abbiano quella stessa qualità. Se trovo una particolarità che riguarda i corpi e ne vedo 100.000 di corpi e continuo a vedere questa qualità in tutti i corpi, posso assumere con una certa sicurezza che questa qualità sia presente in tutti i corpi, anche quelli che non vedo, ovviamente. È una regola di induzione. Cioè ci sta dicendo, io non potrò mai analizzare tutti i corpi, è inumano, è impossibile, però posso fidarmi che pur analizzando un numero finito di casi, quelle regolarità, quelle uniformità si ritroveranno anche laddove non riesco ad andare, anche laddove non riesco a vedere. È un'idea di una regolarità della natura che diventa una delle basi del metodo scientifico. Quarta regola, che appunto fa il paio con quella che vi ho appena detto, le proposizioni raggiunte mediante induzioni dai fenomeni devono essere considerate vere fino al momento in cui altri fenomeni le confermino interamente o facciano vedere che sono soggette a eccezioni.
Ecco, questo è interessante, fa il paio, dicevo, con quello che ho detto prima, ma è forse la regola più importante del metodo scientifico insieme a quella di semplificazione del rasoio di Occam. Ci sta dicendo: io posso analizzare dei fenomeni e posso individuare delle leggi, delle regole, delle proposizioni, no? Ora, quello che individuo riguardo ai fenomeni che ho analizzato, posso considerarle vere fino a prova contraria, cioè fino a che non intervengano altri fenomeni che finora non ho visto, ma che magari possono arrivare, che mi dicano: no, guarda, in questo caso il fenomeno si comporta diversamente, allora c'è un'eccezione. Ma fino a quando la mia regola che mi pare di aver trovato non viene smentita da altre analisi, la posso considerare vera. Vera fino a prova contraria. Ecco, questo poi rivisto, corretto, ampliato, questo concetto lo ritroveremo ancora. Ovviamente la scienza va avanti così. Pensate a come si fa ricerca oggi in campo scientifico. Intanto si studiano fenomeni complessi, certo, si formulano ipotesi concrete legate a cose che posso sperimentare o che in prospettiva posso pensare di poter prima o poi sperimentare, e cerco sempre di limitare il più possibile le ipotesi, cioè gli scienziati, se hanno tanti fenomeni che possono essere spiegati con una sola causa, provano a vedere se davvero quella causa basta e avanza, non vanno a cercare miliardi di cause. L'obiettivo è sempre quello della semplicità, il più possibile per quanto possibile. Quindi si prova a trovare cause che spieghino più fenomeni, dopodiché si fanno degli esperimenti. Se questi esperimenti confermano, nei casi che abbiamo analizzato, l'ipotesi che avevamo di partenza, quella ipotesi non diventa verità assoluta. Non diventa verità con la V maiuscola per sempre in eterno, ma diventa una tesi, oggi si dice corroborata per essere più precisi, ma già Newton aveva in parte anticipato questa idea. C'è una tesi che ha resistito a qualche prova sperimentale che per ora posso prendere come vera. Non perché sia vera, non lo so se è vera davvero, ma la prendo come vera, l'assumo come vera fino a che resista ad altri esperimenti, resista ad altre osservazioni. Io non è che mi devo fermare, ho detto l'ho provato una volta, questa è verità assoluta, ho finito, chiudo il libro, la legge della fisica l'ho scoperta, arrivederci e grazie. No, tutt'altro, uno scienziato non lavora così, uno scienziato analizza i fatti, analizza i dati, formula le ipotesi, fa degli esperimenti. Se gli esperimenti vanno a buon fine, effettivamente vanno come lui sperava andassero, bene, vorrà dire che la sua tesi, la sua ipotesi, per ora ha ricevuto una conferma e quindi potrà anche pubblicare un bell'articolo dicendo: guardate, ho fatto 3 esperimenti, hanno confermato, vi propongo questa mia teoria che sembra verificata. Sembra. Perché a quel punto cosa succede? Che altri scienziati in giro per il mondo possono provare a replicare gli esperimenti o possono fare esperimenti diversi relativi sempre alla stessa legge e vedere se regge anche alle loro prove. Se regge, faranno un loro articolo sulle riviste scientifiche dicendo: guardate, ho provato, ha funzionato, quindi la tesi del tale illustre collega è un po' più confermata di prima, perché ora non ci sono solo i suoi esperimenti, ci sono anche i miei che la confermano, e quindi risulta un po' più vera di prima, ma non ancora vera con la V maiuscola, un po' più vera. A quel punto un altro gruppo di ricerca farà altri esperimenti, magari per anni la legge resta in piedi perché finora gli esperimenti che abbiamo fatto ce l'hanno confermata, la assumiamo come vera pur non sapendo se sia davvero vera. Poi 30 anni dopo un altro sperimentatore, magari per altri motivi, fa un esperimento che dice: ma qua i conti non tornano, quella legge che hanno trovato i miei colleghi 30 anni fa non funziona come dicevano, almeno in questo caso specifico con questo esperimento che ho fatto io non funziona. Pubblica un articolo, fa vedere le sue evidenze, spiega cosa ha fatto, a quel punto riparte la ridda di esperimenti eccetera. Magari si scopre che quella è un'eccezione particolare, un caso particolare, oppure ci si accorge che effettivamente la legge di 30 anni prima era incompleta, oppure che era proprio anche sbagliata e che erano casi particolari quelli sperimentati dagli scienziati di 30 anni prima. Può capitare, capita. La storia della scienza è piena di casi del genere, di teorie che vengono ritenute vere per qualche anno perché i primi esperimenti le confermano e che poi vengono aggiustate, modificate, scartate anche completamente a volte, perché magari quegli esperimenti appunto costituivano dei casi particolari oppure sono stati anche condotti male. La scienza è piena anche di esperimenti condotti male, l'uomo è fallibile, l'uomo sbaglia e anche gli esperimenti possono essere sbagliati. Quindi questa regola di Newton, la quarta, è decisiva. Ci dice: attenzione, se un esperimento mi conferma una tesi, non è verità con la V maiuscola, è verità con la V minuscola fino a prova contraria. Cioè, devo tenermi aperta la porta all'eventualità che in futuro, un domani, altri esperimenti facciano crollare queste mie idee o mi costringono a rivederla, correggerla, aggiustarla. Tutto è possibile, la scienza è un lavoro che continua all'infinito.
Ecco, queste quattro regole di Newton costituiscono un lascito importante, non l'unico, ovviamente la legge di gravitazione, gli studi sulla dinamica sono importantissimi, ma questo dal punto di vista propriamente filosofico, per quello che interessa a noi, è importante, perché ci aiuta a capire come Newton avesse in parte intuito la natura anche, direi, progressiva della scienza, che non è mai finita, che è un lavoro in divenire fatto da tante persone che si rincorrono, che si correggono, che cercano soluzioni migliori, più sintetiche, e che usano un metodo abbastanza condiviso. Effettivamente queste regole le ritroveremo applicate, magari con qualche eccezione, ma sostanzialmente applicate da tanti scienziati da qui in poi. Ci sono regole che in parte già conosceva anche Galileo, ma che Galileo non aveva formalizzato, invece Newton scrive nero su bianco. E per oggi direi che ci possiamo ovviamente fermare qui. Vi ricordo come sempre che il podcast lo potete ascoltare su tante piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube, ma su queste stesse piattaforme trovate come sempre anche il podcast gemello chiamato Dentro la Storia, dove parliamo ovviamente di storia. E poi vi ricordo anche che se volete rimanere in contatto con tutte le iniziative che facciamo qui, i podcast, ma anche il canale YouTube e altre cose del genere, potete seguirmi sui social network, in particolare su Facebook, su Twitter oppure su Instagram, dove mi trovate col nickname di Scrip. Oppure potete abbonarvi, della cosa consigliatissima, alla newsletter gratuita e settimanale, una mail che mando una volta a settimana, e ripeto, completamente gratis, dove racconto dei podcast, dei video che ho fatto, ma poi anche di libri che sto leggendo, film che sto vedendo, consigli di lettura, riflessioni varie, iniziative, c'è davvero tanto. La trovate andando all'indirizzo internet ermannoferretti.it, lì subito in home page c'è il modo di iscriversi. Basta, ho detto tutto, ci sentiamo presto per parlare di filosofia. Cambieremo completamente argomento, adesso parleremo per un po' di politica, parleremo anche di Machiavelli ad esempio, e poi tanti altri argomenti. La nostra storia della filosofia è ancora lunga. Ciao, alla prossima!